ignoravo l'esistenza, ma in questo ambito, lo capirete presto, ignoro molte moltissime cose. Oh. Oggi è il Pi Greco Day. Chiedo, prima di andare dal nostro ospite, ai tre implumi e imberbi che ci sono accanto a me, di enunciarmi il Pi Greco. Numero 3,14 bla bla bla. E quindi? E quindi? E andiamo avanti, non fermiamoci al 3,14. Va bene. Adesso Loni lo va a cercare, almeno le prime 5-6 righe ce le snocciola tutte. In ogni caso, è la giornata internazionale della matematica indetta dall'UNESCO. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un bel intervento del ministra Elena Bonetti alle pari opportunità e alla famiglia, che dice: accompagniamo le bambine alla passione per la matematica, perché sembra che le femmine siano meno è per quello che loro non so niente. In ogni caso, ci facciamo aiutare per amare un pochino di più questa materia ostica, ci facciamo aiutare dal dottor Massimo De Donno, che ci aiuterà a sconfiggere la matofobia. Faccio pure fatica a dirlo. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno professore. Allora, ascoltavamo l'introduzione che ha fatto Barbara e ci sono questi dati che evidenziano il peggioramento delle performance scolastiche proprio per l'effetto pandemia. In particolare la matematica sembra essere quella, insomma, la materia in cui si registrano più carenze. Come mai? Insomma, difficile dirlo, ma fondamentalmente è legato al fatto che le lezioni seguite su Zoom, spesso con telecamera spenta, non sono sicuramente l'ambiente ideale dove poter interagire facilmente, fare domande, capire le dimostrazioni che normalmente venivano fatte alla lavagna. Quindi magari anche solo banalmente per questo motivo, ma probabilmente ce ne sono altri anche più profondi. Sicuramente oggi è un giorno per i matematici sicuramente speciale, ma in realtà lo dovrebbe essere per ciascuno di noi, visto che la matematica in realtà permea completamente la nostra vita. Quante volte ci riferiamo a delle misurazioni, anche solo, insomma, banalmente, quanto pesiamo, che temperatura c'è, e magari, insomma, non ce ne rendiamo conto, ma veramente la matematica è dappertutto. E nel caso del Pi Greco, adesso non so se tutti quanti, insomma, fondamentalmente si ricordano bene o sanno bene che cosa che serve, ma è interessantissimo capire com'è che si è arrivati a questa definizione di questo numero infinito, cioè quindi ecco, un numero trascendente, ecco. Trascendente. E non so se lo sapete, ma chi è riuscito ad arrivare per primo, diciamo, all'approssimazione del secondo decimale è stato il nostro Archimede Pitagorico. Lo sapevate? Sì, dai, fin qui sì. Oh, dai, sì. Ok, fantastico. Allora io me lo sono immaginato. Ma perché si chiama? Allora, innanzitutto, fermi un attimo. Allora, dottor Don, un secondo, torno sì. Al social corner dallo Nigro. Almeno continuiamo un po' questo, allora, Pi Greco. 3,14 15926535358 non è il mio numero di telefono, è sempre il Pi Greco. Poi infinito, come diceva il professore. Ecco, ma sì, professore, poi continua con 932. Non ci credo. No, lo sa memoria. Sì, Loni, è corretto. Allora, ho memorizzato. No, è corretto. Ma professore, ma perché lo sa? 45 cifre del Pi Greco, poi basta. Ma perché semplicemente abbiamo un genio. Per una sfida personale, dai, diciamo così. Allora, almeno memorizzare le prime 45 cifre del Pi Greco mi era sembrato grande. Beh, ho detto, saputo che esiste un club del Pi Greco dove si può entrare solo sapendo le prime 45 cifre. Allora io ho detto, beh, non si sa mai, intanto le imparo. No. Beh, ha detto, se io riesco a memorizzare le 45 cifre del Pi Greco, poi nella vita non avrò più, insomma, ostacoli, sarò pronto a tutto. Certo, assolutamente, dai, d'altra parte l'ho dimostrato subito dal primo giorno questa cosa. Ma no, assolutamente no. Però io mi sono immaginato Archimede Pitagorico immerso nella sua vasca, che prima di dire Eureka era un po' preoccupato perché qualcosa non gli quadrava, il cerchio in particolare. Era preoccupato da questo problema di cercare di disegnare un quadrato che avesse la stessa identica superficie di un cerchio. Però ovviamente questa è un'operazione che poi si è rivelata fondamentalmente impossibile. Anzi, noi oggi diciamo che non è possibile trovare una quantità di vernice in grado di coprire esattamente un cerchio e un quadrato, perché non esiste un quadrato che possa avere la stessa identica area di un cerchio. Però, insomma, grazie a un sistema, a un metodo che poi ha descritto Pitagora stesso all'interno di uno dei suoi libri che si chiamano Metodo, ecco, un metodo che si chiama esaustione, è riuscito a costruire un poligono di 96 lati, prima all'interno del cerchio, quindi inscritto nel cerchio, poi circoscritto, quindi esterno al cerchio. Questi due poligoni ovviamente avevano una superficie molto 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 simile a quella del cerchio. Quindi con questa approssimazione riuscì a ricavare la seconda cifra dopo la virgola del Pi Greco, quindi il famoso 3,14.
Ma scusate, ma perché io non mi sono mai posta, scusatemi, questi interrogativi? Io capisco la filosofia e tutto, ma a che fare anche con l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci? Può essere? No. Anche lì era un cerchio, un quadrato, ma le proporzioni anche. Ma perché la gente si è fatta sti problemi nella storia? Ma meno male, perché in realtà meno male perché tante delle cose che noi possiamo utilizzare oggi, anche solo il fatto di poterci vedere, di poterci sentire, sono tutte cose che si sono potute costruire grazie ovviamente alle scoperte, alle invenzioni di questi cervelloni che si sono sbattuti la testa veramente con una contro l'altra per arrivare a trovare delle formule, delle dimostrazioni, dei teoremi della matematica che stanno dietro fondamentalmente a qualunque tecnologia di oggi. Quindi per arrivare agli studenti, perché penso che questo sia magari anche un tema importante soprattutto in questo periodo, per arrivare agli studenti nello studio della matematica, che lo sappiamo comunque insomma fa un grande numero di vittime, ci sono almeno 4 ragazzi su 5 che pensano di non essere portati per la matematica. Io con la mia esperienza nella costruzione di metodi di studi personalizzati ho visto che fondamentalmente ci sono alcuni approcci che tendenzialmente funzionano molto molto bene. È chiaro. A proposito di questi metodi, adesso purtroppo il tempo sta finendo, però lei ha fondato questo metodo di apprendimento Genio in 21 giorni, poiché il nome è tutto un programma, noi dobbiamo risentirci quanto prima per completare il discorso. Professor Massimo De Donno, grazie per essere stato con noi davvero e buon lavoro. È stato un piacere, grazie a tutti e buona matematica. Grazie. Celebriamo ecco insieme la giornata del pi greco memorizzando tutti i